Amici del bar del baseball, eccoci di nuovo qui. Aspetta, Remo, va bene, ma sistemarci se riusciamo a mettere il cavalletto. L'idea è quella di fare questo programma. Terzo inning, parte bassa secondo. Parte bassa del secondo inning, scusate, c'è il buon Remo che mi aggiorna. Che devo fare? Devo levare tutto qua? No, leva questo qua, sì, che vediamo se riusciamo a posizionare il telefonino sul cavalletto. Così anch'io posso. Con l'ausilio Bologna Ronchi, va bene che il l'ha preso il remoto, ma era lì, con tutto il problema. Mettilo, chiaro che sai, lo zaino. Grande, ciao carissimo, tutto ok. E quello che ti hanno dato Massimo, da dai due di power bank, infatti l'ho dato a Massimo, c'ha due, sì, c'ha due. No, che campo sta? Oh, battuta sull'interbase da qua a mezzo. No, lascia così, vediamo se no, nell'intero. Vabbè. Anche se mi hai capito cosa vuol dire, hanno forse ciao caro. Ciao. Va bene, così. Eccoci qua a mezzo, Remo. Stai dei due. Battuta valida. Tutte e due le squadre con la divisa blu. Il Bologna in attacco, eh? Sì, sì, Bologna in attacco. Vai, Re. Infatti io gli ho scritto solo da qui, ma ancora non cerchiamo di levare il cellulare adesso. Eccoci. Siamo qua. Sì, però ciao. Grazie mille, ciao Davide. Niente, non è. No, no, va, va, va. Ah, ha ripreso? Sì, sì, sì. Perché prima su faceva fatica, sì, a segnare. Vieni, vieni, Robè. Avvicinati, dai, così mi dici. E c'è il punto della Bologna. Ha fatto. Ah, 3-1, dai. 3-1. Vediamo un attimo se riesco a posizionare meglio. Mamma mia, eccoci un attimo, ho fatto danno. Scusa un attimo, Robè, tieni un attimo così. Sì, sì, sì. Cerco di posizionare meglio questa cosa. Come si fa a aprire questo coso di qua? Visita sul monte. Ecco qua, così, 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 così. Eccoci qua. Vediamo un attimo, niente, ancora non ci siamo. Mamma mia, mamma mia, stiamo facendo danni oggi. Giustamente. Abbiamo un elastico qualcosa?
Qualcosa per le cazzo cose, perché sta appoggiato così e... Ecco qua. Battuta in foul del Bologna. Devi andare a fare la botta, carica. Sto. Tanto c'è tutto pronto. Va. Amici del bar del baseball che state seguendo questa diretta, condividete. Battuta tremenda all'esterno destro, la cattura al volo ed è una volata. Siamo sempre in diretta. Che te lo dico a fa? Che te lo dico a fa? Vai, no? Più meglio di adesso. Siamo in diretta, eh? Sai cosa ti devo dire? Sto meglio io. Battuta, raccoglie il prima la sedia, eh? Va bene. Presidente? Ah, quello lì fuori! Il responsabile della vuol partecipare alla diretta? Assolutamente no. Bella presenza di pubblico qui sul campo centrale di Modena. Ah, sì, che l'ho visto! Sono 50 euro comunque per la notizia. No. Vediamo qui il vicepresidente Fabrizio De Robbio. Vediamo se dopo vorrà intervenire in diretta. Fabrizio! Ci vediamo dopo. Un saluto al vicepresidente Fabrizio De Robbio. Eccoci, torniamo qui al quarto inning. Al quarto inning inizia il Rocchi dei Legionari. Non importa neanche offenderti, è che non sei capace. Vabbè, ma come fai a chiamare le robe così? Cazzo, ma neanche uno cercato da un occhio. Mattias, non so, adesso chiedo, chi sta lanciando per Ronchi? Niente Mattias, non sappiamo il line up, perde la palla il ricevitore, assiste prima per il primo out. Manu! Ho detto ieri! E la vita con te, che l'avevo detto io. Poi mi potrei dire che sono anche una vecchia, ma mi dispiace per loro. Vieni qua, vieni.
Ma la scala Un saluto ad Anna Rita Valeri e Nazareno Neri che ci stanno seguendo. Corridore in prima, 3-2, bellissima partita anche qui dalla centrale di Modena. Ripetiamo, siamo contemporaneamente in diretta su tutti e tre i campi qui di Modena, campo centrale, campo 1, dove il Nettuno Academy sta vincendo al quarto inning per 5-0 sull'Oltretorrente. Avevo lasciato il San Marino vincere per 6-1 al quarto inning contro i Dolphins. Bellissima, bellissima giornata di sport qui a Modena. Batte una valida sulla seconda base il Ronchi. Bella, bella partita. Vediamo anche Corrado Benedetti, Salvatore Meloni. Chi c'è per la batteria del Bologna? Possiamo dire che il vittore è stato un pochino. Qua abbiamo due dirigenti della Fortitudo Bologna che confermano che il ricevitore non è esente da colpe, sarà il caldo. Dicevamo, la batteria è composta dal lanciatore Campanella. Sul monte di lancio Campanella per la Fortitudo di Bologna, il ricevitore Ghisolfi, ricevitore che si è leggermente addormentato l'azione seguente. Vabbè, no, sorvoliamo su quello che dice qui il pubblico, sorvoliamo. Jack, Giacomo, hai 4-2, corridore in terza base, la difesa della Fortitudo Bologna gioca dentro per evitare il punto a casa. Gira vuoto! Ah no! Adesso ho capito! In realtà sei te che guidi la squadra da fuori! È lì che ti dava così! Ricordiamo a tutte le persone che ci stanno seguendo in diretta di condividere questa diretta e di iscriversi sul Bar del Baseball, sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. Va a casa! No, no, devi no, giocare? No, devo andare a vedere tra un po'. Ma non hai credito!
Rieccoci di nuovo qui in diretta. No, però lì dietro gira vuoto ed è strike out. Era meravigliato il tuo di essere passato. Valentina, siamo al quarto inning, 5, parte alta del quarto inning, 5-2 per Ronchi sulla Fortitudo Bologna. Ho provato ad invitare i tifosi delle due squadre, ma sono tutti e due timidi per farci dire i nomi di chi sta in battuta. 5-1, 6-0, 6-0. C'è Michele Saccani che ci dice che ha vinto per 4-2 a Sesto Fiorentino con 6 valide per parte tra la Sestese e l'Old.